Prima di partire per il Giappone, gran parte di ciò che conoscevo di questo paese veniva dai cartoni animati, da quella montagna di ore passate davanti alla televisione che deve avere in qualche modo plasmato il mio immaginario. Tokyo è incredibile, precisa, efficiente, polimorfica, perfettamente e mostruosamente proiettata verso il futuro. Mentre gironzoliamo all'interno di un centro commerciale, rimaniamo incuriositi da questa agenzia, dove puoi scegliere il gatto che più ti ispira simpatia e spupazzartelo per un paio d'ore. Gli sguardi di queste persone, le loro smorfie, le loro risa, mi sono familiari. Mi ricordano le feste che organizzo al mio paese. La rigidità delle gerarchie sembra sfumare nell'euforia dell'incontro. La tecnologia cambia il modo di rapportarci con l'ambiente e con gli altri, ma i sentimenti che da sempre animano il genere umano restano immutati. Usciamo straniti da questo incontro. Nel paese in cui vengono realizzate le più sofisticate e realistiche riproduzioni di cibo al mondo, dove un ologramma delle sembianze umane richiama i suoi concerti centinaia di migliaia di fans, dove i giovani si travestono da personaggi manga per andare a fare la spesa, dove si possono trovare finte fidanzate, finti padri, finte madri, finti amici, anche questa ragazza ci sembra una finta cliente. Questo monumento invece è autentico ed è dedicato agli occhiali. Dall'ibridazione tra umano e animale, tra natura e tecnologia, sboccia un caleidoscopio di forme antropomorfe. Secondo la principale religione del paese, lo shintoismo, lavorando, gli oggetti intorno a noi si animano. È la cosiddetta fratellanza delle cose. Il pensiero buddista insegna che le cose del mondo sono solo un sogno. E la società del legno ha lasciato ben poche tracce del passato, effimera e transitoria come cenere al vento. Il fanciullo che ci abita è spensierato, ma il fiume è scuro e indifferente. Noi tentiamo di attraversarlo con tutta la potenza della nostra tecnica, senza sapere dove andiamo.